Ma è una giornata bella perché succede qualcosa di particolare, sono detto, ridetto, ma mi piace dirlo. Qualcosa che apparteneva a un mondo che non ci appartiene, che tutti quanti condanniamo, oggi diventa presidio di legalità. E diventa presidio di legalità in mano a un'associazione che ha visto per i suoi, per la comunità LGBT, spesso discriminazione, violenze, omofobia, transfobia e tante altre cose. Come oggi per la comunità LGBT messinese, no, per la comunità LGBT tutta e non solo. E non solo. Questi due beni saranno due beni arcobaleno e saranno aperti a tutte e a tutti. Non ci sarà forma di ghettizzazione, non ci sarà nessuna forma di settarizzazione di questo, di quella cosa. Si muoverà a 360 gradi. È vero, Rosario Duca ci mette la faccia, Rosario Duca ha fatto sì che tutto questo nascesse. Il pensiero è nato qualche anno fa, quando insieme a Flavio, per la prima volta, siamo andati nella stanza del sindaco. E io dissi al sindaco: abbiamo bisogno di questo. Lo di Flavio, ne abbiamo parlato nella stanza del sindaco quando inaugurammo il centro alla Casa Rossa, dove attualmente siamo. E il sindaco prese questo impegno e su questo impegno abbiamo lavorato con le difficoltà del caso, del momento, ma le difficoltà si sa, servono a rafforzare, a dare più impeto. Ebbene, anche la testatura, l'arroganza, il modo a volte un po' brusco di Rosario Duca, ma spesso forse deve servire questo. Ma in tutto questo non c'è Rosario Duca, c'è una comunità e c'è il mio direttivo. Un direttivo che ha tanta pazienza di supportarmi, ma in particolare di sopportarmi. Di sopportarmi perché devono sopportare i miei cambi di umore, le mie decisioni improvvise nel fare le cose. Il mio modo di essere, ma sono così, scusate ragazzi, sono qua presenti, però sono così, mi avete voluto così, continuerò ad essere così. E io voglio ringraziare tutte e tutti, voglio ringraziare Tonino Caffeo, addetto stampa del comitato, che ha seguito l'iter di questo percorso su mia richiesta e l'ha portata a te. Voglio ringraziare tutti gli altri che sono qua, Giada, tutti gli altri, per tutte le altre cose che facciamo e che facciamo insieme, anche se molte volte non sono controllabile, però li facciamo. Ma li facciamo perché? Perché abbiamo un desiderio che la comunità LGBT possa essere e sentirsi integrata appieno in quella che è il tessuto della comunità cittadina locale. Due beni confiscati, cosa vogliamo farne? Vogliamo che questi due beni diventano, ed è stato un mio sogno da sempre, ogni volta che ho sentito dire: ecco, quel ragazzo è in mezzo alla strada, non ha dove andare e quindi correre a destra, correre a sinistra. Il pensiero che la nostra comunità potesse avere un punto, anche soltanto di un materasso per non stare alla ghiaccio, anche soltanto poter dire: ecco, di un piatto di pasta o un panino, questo possiamo dargli. Questo era il mio sogno, era il mio sogno, perché credo che bisogna essere comunità e bisogna essere al completo. Io non posso dire a una persona che ha fame: vai a mangiare, non dargli da mangiare. Se voglio aiutare una persona che appartiene alla comunità o non alla comunità, non ha importanza, che è in difficoltà, devo poter dire: ok, aiutati, ma ti aiuto ad aiutarti. Ed è questo lo scopo di questo risultato. Io voglio ringraziare anche l'assessore Pino, che con tanta pazienza ci ha seguito l'iter, e per non dimenticare, perché già è stata nominata l'assessore Patrizia Manavello, che per le varie opportunità ha fatto tanto. Per ultimo la Giunta ha votato la nostra richiesta perché venga applicata una targa per le vittime omosessuali durante il periodo nero nazifascista. E
e mi auguro che presto anche questa riusciremo a fare una manifestazione per applicare questa targa. E abbiamo un'altra richiesta che la Giunta spero esiti presto, quella di una targa per le vittime dell'omotransfobia, perché può essere una testimonianza forte quella. Continueremo. Questi beni non li potremo gestire da soli, naturalmente. Avremo la collaborazione di un'equipe guidata dalla dottoressa Bugolo e chiederò alla dottoressa Calupi di aggregarsi e di darci, di continuare a darci quell'esperienza che da tanti anni ci dà nel sostenere i nostri ragazzi. E non soltanto di Messina, accanto a lei c'è un ragazzo che ha assistito, sarà sostenuto e che non è di Messina. Spero che lui è stato felice di farsi aiutare. Quindi abbiamo bisogno della collaborazione di tutte e tutti e delle istituzioni. Al nuovo assessore alle varie opportunità, diciamo, sentiamoci spesso, anche perché la dottoressa Santisi copre i servizi sociali e con i servizi sociali abbiamo da lavorarci molto. Abbi la pazienza di sopportarmi, perché sarò anche cattivo a volte. Abbi la pazienza ancora. Anche lei, lo so, sa essere cattivo. Però la mia cattiveria nasce dalla necessità, perché nel momento in cui c'è il bisogno, desidero dare delle risposte. E qui abbiamo Bonanno, che ho chiamato tante volte quando abbiamo avuto qualche ragazzo buttato fuori, e lui ha provveduto tramite la struttura di Cristo Re e qualche altro per ospitarlo qualche giorno. Questo è qualcosa che già facciamo, ma oggi abbiamo qualcosa di nostro non di Rosario Duca, ma della comunità tutta e della comunità LGBT, voglio dire regionale e nazionale. Non vorrà essere qualcosa che possiamo ascrivere alla nostra utilità, perché se così fosse diventerebbe qualcosa di poco utile. Io desidero che questa diventi un presidio, questi due beni diventino beni di tutte e di tutti, e di tutti, visto che siamo come Arcigay, di tutti i comitati Arcigay d'Italia. Noi ci siamo, questi beni ci saranno, troveremo il modo di come farli funzionare insieme e continueremo a lavorare con tutte quelle associazioni, il CIS, il CEDAP e tutte le associazioni che con cui abbiamo già dei rapporti, perché si sa, da soli non si va da nessuna parte, bisogna lavorare insieme, fare rete, e questa rete che noi affidiamo alla nostra, perché nella sua giovinezza la dottoressa Bugolo, alla dottoressa Bugolo e al dottore Valenti insieme per lavorare affinché domani quando un ragazzo, una ragazza, una trans, una madre di famiglia, un padre, un detenuto che è uscito dal carcere e non sa come aiutarsi, chiunque porta su di sé la necessità, il bisogno, possa sentirsi a casa in quelle che saranno la postazione al Combaleno di Milimarina e la postazione al Combaleno di Acqualadrona.